Naturale
ambrosia, quella, come dire, quasi vergogna di uscire dalle mura domestiche e a purtroppo raccontare qualcosa che certamente costituisce fonte di reazione da parte dell'ordinamento con le giuste forme di tutela e con l'individuazione dei corretti strumenti di cessazione della condotta vessatoria, della condotta violenta. Quindi un applauso a tutti quanti voi, grazie colleghi e colleghi per aver contribuito a questa iniziativa, ma soprattutto grazie a chi sta alla mia sinistra che ha veramente Simone ci ha abituato al Consiglio ed è abituata a svolgere la propria attività con i compiti con estrema passione e dedizione. Bene, la stessa passione e dedizione l'ha messa proprio nell'avvio di questo percorso. Grazie ancora e buon lavoro a tutti quanti. Io questo applauso voglio girarlo in primis alle colleghe e ai colleghi che ogni giorno sono allo sportello. Voglio girarlo alla commissione che il Consiglio dell'Ordine mi ha permesso di formare e che mi ha aiutata ad organizzare tutto questo. Voglio girarlo ai comuni partner, all'Ordine regionale degli psicologi e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo. Voglio girarlo agli esponenti qui presenti della Polizia Stradale che contribuisce quotidianamente a partecipare insieme a noi, perché come dicevamo è necessario far sentire le persone che sono o si sentono, permettetemi questa distinzione, vittime, di essere accolte, di avere una corretta informazione, di sapere quali sono i loro diritti e di vederseli riconosciuti soprattutto. Vi porto i saluti. Questo, come ha detto benissimo il Presidente De Mauro, questo progetto è sull'iniziativa della Regione Puglia. Vi porto i saluti dell'assessora Rosa Barone, assessora al welfare della Regione, della dottoressa Valentina Romano, direttore del welfare della Regione Puglia, e della assessora Silvia Miglietta del Comune di Lecce, che è partner. Oggi non sono potute essere presenti qui con noi, nonostante lo avrebbero fortemente voluto per ulteriori e precedenti impegni istituzionali, ma è come lo fosse, se lo fossero, speriamo che possano intervenire al prossimo nostro incontro già programmato per il 4 novembre. Io ora interromperei qui i saluti che insomma di solito appesantiscono e basta, e comincerei immediatamente a dare la parola ai nostri relatori per la prima sessione, poi insomma ci sarà il tempo per fare tutti i nostri commenti e tutte le nostre considerazioni. Grazie ancora a tutti voi e a tutte voi che siete presenti qui. Buongiorno a tutti e innanzitutto voglio ringraziarvi ancora una volta per essere qui e ringraziare il consigliere Guido che mi ha permesso di partecipare a questo progetto e che ha permesso anche la valida, lo valido svolgimento di questo progetto. È stata una grande occasione e lo sarà ancora, e credo.
crescita per me in primis e l'incontro professionale con vari professionisti, tra cui abbiamo il piacere di avere qui oggi l'avvocato Salvatore Centozza, la dottoressa Minol e l'avvocato Petromila. E oggi noi siamo qui per presentare la tematica della direttiva 29/2012 che ha come obiettivo quella di tutelare i diritti dei soggetti vittime di reato e di garantire loro assistenza e protezione. La vittima viene definita da questa direttiva in un modo innovativo, perché non viene più a essere considerata soltanto come il soggetto vittima di un reato, che quindi ha un impedimento fisico, un impedimento psicologico o anche un impedimento economico, ma viene a essere allargata la definizione anche a quei soggetti che, nel caso in cui ahimè la vittima non fosse sopravvissuta al reato, potessero essere i suoi familiari e i suoi legami più stretti. In un'ottica progressista, infatti, la direttiva dell'Unione Europea raccoglie nel novero dei soggetti che possono sopperire alla vittima anche coloro che sono legati da un legame e da una relazione stabile e duratura. La normativa dell'Unione viene a essere attuata in forza dell'articolo 5. L'articolo 5 che col criterio di sussidiarietà permette appunto all'Unione Europea di emanare degli atti vincolanti per gli Stati e di stabilire degli standard minimi di tutela e garanzia. E questo viene fatto in un'ottica di garantire all'interno dello spazio UE delle comuni basi, nell'ottica anche di avvicinare e unire le normative. E questo ha rappresentato un grandissimo passo avanti, perché per me ha permesso a tutti i vari ordinamenti di avvicinarsi e di rispettare questi standard minimi, che possono essere ovviamente implementati dal singolo legislatore nazionale, ma che comunque garantiscono all'interno dell'Unione il rispetto di alcuni diritti fondamentali. E questo è stato molto importante perché è un passo avanti innanzitutto a livello di civiltà e inoltre permette una grande considerazione dei cittadini anche comunitari che da altri stati vengono a circolare in un altro stato membro e anche dei cittadini extracomunitari. Il grande pregio di questa direttiva è aver capito l'importanza dell'informazione e dell'assistenza alla vittima. E perché dico questo? Perché per noi che viviamo in un paese di cui conosciamo l'ordinamento, in cui conosciamo lo svolgimento del processo, in cui conosciamo anche la tutela che viene apportata dalle forze dell'ordine e dal sistema giuridico, è scontato sapere cosa succederà successivamente ad una denuncia, successivamente ad aver trovato il coraggio di denunciare la situazione nella quale si è vittima di un reato. Noi sappiamo già che saremo tutelati dall'autorità, sappiamo già che avremo determinate possibilità e sappiamo anche quali nostri diritti saranno garantiti. Ovviamente non è così per uno straniero ed è anche questo oggi il focus di questo incontro, cioè il focus sull'immigrazione, perché è un soggetto che si trova in un paese che non conosce, in cui non ha capacità di comprensione linguistica, non ha nessun tipo di legame familiare, legami interpersonali, si può trovare a essere incapace di tutelare le proprie ragioni. E quindi attraverso il diritto all'informazione questa direttiva ha sancito che devono essere date alla persona offesa delle informazioni basilari. Questa direttiva è stata recepita dal legislatore nazionale attraverso il decreto legislativo 212 del 2015, che è entrato in vigore nei primi mesi del 2016. Quindi 4 anni dopo la direttiva. La direttiva è stata emanata 10 anni fa e attraverso il recepimento della normativa nazionale sono stati inseriti degli articoli all'interno del codice di procedura penale che hanno garantito per l'appunto che debbano essere date queste informazioni alla persona offesa al momento della presentazione dell'atto di denuncia. Quindi dal primo approccio della vittima con l'autorità essa viene resa edotta di alcuni suoi diritti fondamentali. E
questo viene fatto anche attraverso la previsione dell'ausilio di un interprete. Di conseguenza gli altri vengono tradotti, cioè questo garantisce una piena comprensione e si supera la barriera linguistica. Barriera linguistica che crea grandissimo disagio allo straniero e che permette anche a un cittadino di un paese membro che non conosce l'idioma locale di avere contezza di quello che sta accadendo. Viene garantito il diritto all'informazione rispetto a quello che poi sarà lo svolgimento del processo, il diritto all'informazione di essere avvisati in caso di una richiesta di archiviazione, viene garantito il diritto anche ad essere assistiti da un difensore qualora non si abbia la capacità economica di retribuirlo, quindi anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, e viene garantito da ultimo anche la possibilità di essere assistiti e di ricorrere ad alcune misure di protezione. Misure di protezione che ovviamente sono predisposte poi dallo Stato membro attraverso vari interventi che potrà spiegare benissimo successivamente a me la nostra relatrice, dottoressa Minon, responsabile dell'equipe di abuso e maltrattamento dell'ordine e dell'ambito sociale del Comune di Lecce. E ovviamente attraverso questo diritto all'informazione c'è anche una partecipazione del soggetto che altrimenti sarebbe estraneo al processo e non avrebbe la possibilità di partecipare attivamente alla formazione delle prove, non avrebbe la possibilità di partecipare al giudizio, al processo che si svolgerà e soprattutto rischierebbe di essere ulteriormente esposto a dei traumi. Questa direttiva invece questo lo evita, prevedendo delle normative minime materia di partecipazione al processo e di conseguenza stabilendo delle forme di tutela che possano garantire al soggetto di non dover rincontrare l'autore della condotta di reato, magari in un tribunale, magari dover rendere una testimonianza di fronte a questo, di conseguenza essere anche oggetto di intimidazione, essere oggetto di un trauma ulteriore. E questo viene garantito attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, perché l'evoluzione tecnologica ha garantito anche questo. Quindi attraverso la possibilità di ricorrere a videoconferenze e attraverso la predisposizione di audizioni protette. Questo livello di tutela è inoltre graduato in base anche a un'analisi delle situazioni individuali in capo alla vittima, che permette di arrivare ad avere un apprezzamento e finalmente dare una valutazione, una tutela alle diverse forme di vulnerabilità. Infatti all'interno della direttiva recepita poi dall'ordinamento statale con l'articolo 94 vengono sancite quelle che sono le condizioni di particolare vulnerabilità del soggetto, e cioè per esempio l'essere vittima di violenza di genere, l'essere vittima di violenza all'interno delle proprie relazioni più strette. Come ha detto durante i saluti il presidente De Mauro, è fondamentale per una persona che è vittima di violenza, magari anche all'interno della propria relazione, sapere di essere tutelata, di avere la possibilità di essere protetta attraverso delle misure, quali un centro antiviolenza, una casa famiglia. Questo permette alla vittima di uscire, di abbattere il muro di umiltà e di denunciare, e di conseguenza permette allo Stato di reprimere quel comportamento criminoso che altrimenti non sarebbe punibile perché non uscirebbe mai alla luce del sole. E questa è la funzione della normativa, e qui bisogna dare grande merito al legislatore di averla recepita e di aver predisposto degli interventi funzionali. Interventi funzionali che vengono predisposti anche con riferimento all'altro grande ambito di vulnerabilità, e cioè quello di essere soggetti alla tratta di esseri umani, oppure di essere soggetti allo sfruttamento lavorativo. E questo è il secondo focus di oggi, e cioè il focus sull'immigrazione che verrà ampiamente approfondito dall'avvocato Salvatore Cintons, che è autore di numerosissime pubblicazioni in merito, nonché giurista attento anche all'ambito europeo e redattore delle pillole di giurisprudenza UE e direttore del comitato scientifico della Camera Avvocati Immigrazionisti Salentino. E da ultimo dovremo anche analizzare la tutela di quell'ultima fascia di quelli che sono i minori, perché ovviamente un soggetto minore di età non avrà neanche la capacità di potersi difendere, di poter denunciare, ha bisogno di essere seguito all'interno di questo procedimento.
rivoluzionaria anche nel prevedere la capacità, nel caso in cui siano i genitori gli artefici della condotta di reato, di dare la rappresentanza legale del minore a un soggetto terzo che possa adeguatamente tutelarlo, e nel prevedere anche delle misure di partecipazione al processo del minore che siano il meno lesive possibile nei suoi confronti, che lo tutelino e che ne garantiscano anche un'audizione adatta all'età, in modo da ridurre il trauma successivo, ovviamente, ad essere stato soggetto di una condotta delittuosa al minor livello possibile. Questa direttiva è fondamentale anche perché, da ultimo, ci garantisce, attraverso un'interpretazione, una facoltà che prima era data soltanto agli imputati e che permette la partecipazione al processo anche durante lo svolgimento dello stesso, cioè la traduzione degli atti. Traduzione che è importantissima, come dicevo prima, per permettere non soltanto di comprendere quello che si mette in moto dopo la denuncia, ma per permettere anche l'evoluzione della fase processuale. E detto questo, io credo di poter passare la parola agli ulteriori relatori e dando innanzitutto parola all'avvocato Centozzi, che potrà approfondire l'argomento con riferimento in particolare alla tematica dello sfruttamento lavorativo e all'evoluzione della normativa che, grazie anche alle sue ultime battaglie, ha avuto maggiore chiarezza. Amici, amici e colleghi dello sportello e tutti quelli che sono intervenuti in questo incontro di studio focalizzato sulle vittime dello sfruttamento. Adesso infatti va riconosciuto il merito di aver messo al centro del dibattito un tema delicato quanto spesso passato un po' sotto traccia, vorrei dire un po' trattato come satellitare, forse non a torto, rispetto alle tematiche considerate centrali dal codice di procedura penale, che interessano le garanzie difensive processuali che l'ordinamento riconosce all'imputato nel processo penale, cioè quindi all'autore dello sfruttamento. Ringrazio in particolare il collega e amico Giulio Brei, oltre che per gli apposi apprezzamenti nell'introdurmi, soprattutto perché con la sua solita chiarezza ha messo in luce che il nostro Paese ha intrapreso finalmente, con un certo ritardo, devo dire, rispetto alle indicazioni dell'Unione, un percorso che sembra ormai orientato nella direzione indicata dall'Unione Europea per la creazione di un vero e proprio sistema di diritti e di garanzie nel contesto di una giustizia di tipo riparativo. Sulla centralità di questo tema io ritornerò tra un attimo, quando parlerò della tutela giurisdizionale delle vittime. Quello che mi interessa dire subito invece è che questo nuovo sistema, una volta calato nel nostro ordinamento, è chiamato a dialogare con gli altri sistemi già esistenti e che questo dialogo tra i sistemi non è sempre armonioso. Penso per esempio al sistema del processo penale, in cui la vittima del reato era una figura a stento sopportata, non aveva neppure l'interlocuzione diretta con il giudice, potendo dialogare solo attraverso il pubblico ministero, per cui sono stati necessari, per poter rendere dialogo tra i due sistemi effettivo, una serie di aggiustamenti, e da ultimo ricordiamo la riforma Cartabia appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che entrerà in vigore il prossimo 1 novembre. Ma penso anche, e direi soprattutto, al sistema dell'immigrazione. Qui è necessario aprire una brevissima parentesi di tipo storico. Il nostro testo unico sull'immigrazione, che sappiamo tutti essere il decreto legislativo 286 del 98, in realtà è un precursore di principi di civiltà giuridica imitati da molti paesi dell'Unione Europea e dalla stessa Unione. Penso per esempio all'articolo 18 sulla protezione delle vittime di tratta e di sfruttamento sessuale, ma penso anche al diritto dello straniero di ricevere le notifiche in lingua conosciuta, nelle cosiddette appunto lingue veicolari, il riconoscimento del diritto all'idioma, che è già applicato sin dalla sua entrata in vigore, ossia appunto dal 1990. Pur con tante criticità, inoltre, il
quest'ultimo aveva il pregio, per così dire, di responsabilizzare lo straniero, mettendolo cioè al centro del sistema e quindi libero di autodeterminarsi sin dall'ingresso e per tutta la durata del suo soggiorno. Molte cose però dal 1998 sono cambiate, moltissime, sotto la spinta di vere o presunte esigenze securitarie o di prevenzione del terrorismo, che ne hanno stravolto e per certi versi addirittura capovolto lo spirito guida. Solo per citare alcuni dei tantissimi interventi normativi, non esiste un governo che abbia resistito alla tentazione di intervenire sul testo unico sull'immigrazione. Ricordo la legge Bossi, cosiddetta Bossi-Fini del 2002, dove è introdotto un sistema dei flussi d'ingresso. Da ora quindi lo straniero può entrare solo su invito di un datore di lavoro dall'Italia attraverso un procedimento complicatissimo e farraginoso, aleatorio, di chiamata nominativa dello straniero da entrare nel territorio nazionale. Ancora viene inasprito il sistema delle espulsioni, degli accompagnamenti alla frontiera e della permanenza nei centri temporanei, che per l'occasione si trasformano anche nella dicitura, diventano centri di espulsione. Sono introdotte nuove fattispecie penali, da ora infatti è arrestato e processato per direttissima lo straniero che disobbedisce all'ordine di allontanamento conseguente al decreto di espulsione. E ancora nel 2009, penso al pacchetto sicurezza, laddove viene riformato il sistema dei ricongiungimenti familiari e soprattutto è introdotta una circostanza aggravante, la circostanza aggravante della clandestinità, per cui commettere un reato in condizioni di clandestinità è di per sé un aggravante ai fini dell'applicazione delle circostanze e quindi della pena. Questa circostanza, direi fortunatamente, è stata poi dichiarata incostituzionale. Ma ancora, forse più importante delle aspetti di novità, è introdotto il reato di clandestinità. Da adesso quindi per commettere il reato non è più necessario disobbedire un ordine di allontanamento, ma basta essere irregolari. Poi ancora, per arrivare quasi ai giorni nostri, penso al decreto Salvini, il cosiddetto decreto sicurezza del 2018, che ha cancellato tra l'altro il sistema dei permessi di soggiorno di carattere umanitario, poi fortunatamente in parte reintrodotti da una interpretazione, direi, illuminata delle sezioni unite della Corte di Cassazione Civile. Questo nuovo sistema quindi è improntato a una sorta di tolleranza zero. Quindi chiaramente questo sistema di tolleranza zero non solo non fa emergere le situazioni di sfruttamento, ma addirittura le alimenta. È chiaro che lo straniero che ha esercitato il ricongiungimento familiare, normalmente il marito sulla moglie, ha un grande potere su quest'ultima, potendo in qualunque momento revocare la disponibilità all'oggettiva o economica offerta in suo favore. E sostanzialmente il ricongiunto è un ospite e ha il permesso di soggiorno collegato al soggetto che chiede il ricongiungimento. Chiaramente questa situazione risponde alla minaccia, al pericolo, alla ritorsione di poter perdere il permesso di soggiorno se sulla volontà della persona ospitante. E lo stesso vale, e anzi ancora di più, per il datore di lavoro che ha richiesto l'ingresso del lavoratore con il sistema della chiamata nominativa. In entrambi i casi, infatti, che rappresentano peraltro la quasi totalità dei visti di ingresso di lungo periodo, lo straniero, per così dire, chiamato in Italia, versa in una condizione di sostanziale dipendenza, e cioè una figura ricattabile, e quindi facilmente esposta al rischio di subire abusi da parte della persona da cui dipende il suo soggiorno, sia esso in ambito familiare che lavorativo. Quando poi la vittima versa in condizioni di clandestinità, cioè non ha un permesso di soggiorno, questo stato di dipendenza e soggezione è evidentemente amplificato, perché il suo aguzzino sa bene che la vittima non lo denuncerà per paura di essere licenziato, per paura di essere espulso, per paura di essere rinchiuso in un centro di identificazione ed espulsione e anche per paura di essere condannato. D'altra parte, sempre nel sistema del 98, le sanzioni previste per il datore di lavoro che impiegava lavoratori irregolari si limitavano ad una contravvenzione punita con una pena alternativa a quella detentiva e quindi oblabile ai sensi dell'articolo 162 bis del codice penale o comunque definibile con il procedimento per decreto penale. L'oblazione in sostanza estingueva il reato mediante il pagamento di una somma corrispondente a circa 1.500 euro e il decreto penale addirittura comportava la condanna al pagamento di un'ammenda di circa 500 euro, oltre agli abbattimenti per le eventuali circostanze attenuanti. Inoltre la condanna con decreto, comporta la non menzione nel casellario giudiziale, non è computabile ai fini della recidiva, non comporta il pagamento delle spese processuali e non osta la concessione della sospensione condizionale della pena. Parliamo quindi
quindi ben irrisorie e peraltro quasi mai erogate in concreto, perché se è vero che il reato contravvenzionale punisce oltre alla condotta dolosa anche quella colposa, l'imprudenza, imprevista, negligenza e inosservanza, è altrettanto vero che i tempi di prescrizione della contravvenzione, 4 anni, prorogabili fino a 5 anni, se si considera il periodo massimo con le interruzioni, sono molto più brevi rispetto ai delitti che si prescrivono almeno in 7 anni e mezzo. Strumenti repressivi o dissuasivi quindi praticamente inesistenti. Insomma, a fronte di grandissimi vantaggi che trae il datore di lavoro dalla presenza di un lavoratore irregolare, quasi sempre sfruttato e non contrattualizzato. Se in questo stato di cose torniamo a porre la nostra attenzione sulla persona sfruttata, ci rendiamo subito conto della distanza incolmabile, anzi dell'antitesi di quei sistemi. Per il primo ci troviamo di fronte ad una vittima del reato, per il secondo, quello dell'immigrazione, ci troviamo davanti ad un autore del reato appunto di clandestinità. Il testo unico del 98, invero, conosceva già alcune forme di tutela delle vittime prive di permesso di soggiorno, primo fra tutti l'articolo 18, a cui ho fatto cenno prima, per la protezione delle vittime di tratta e di sfruttamento della prostituzione, ma conosceva anche il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, previsto dal regolamento di attuazione in questo caso. Anche il permesso di giustizia però ha margini di applicazione molto ristretti, sia dal punto di vista dei requisiti soggettivi, è necessario rivestire la qualità di imputato o di persona già costituita parte civile, che di quelli oggettivi, perché si deve trattare di un reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Questo significa che la vittima, anche se si procede per gravi reati, resta comunque espellibile fino a quando non sia data la possibilità concretamente di costituirsi parte civile, il che accade a distanza di molti mesi, spesso anche molti anni rispetto al fatto da cui cerca di essere protetto. Evidente a tutti quindi la inadeguatezza di queste misure rispetto all'obbligo di protezione delle vittime di cui alla direttiva 28-29 a cui ha fatto cenno il collega Brani. Allora, questo cortocircuito tra i due sistemi, il legislatore ha cercato di porre rimedio introducendo due nuove tipologie di permesso di soggiorno, quello per le vittime della violenza domestica, penso all'articolo 18 bis del testo unico sull'immigrazione, e quello per le vittime di grave sfruttamento lavorativo, introdotto nei commi 12 quater e seguenti dell'articolo 22, sempre del testo unico sull'immigrazione. Possiamo quindi a questo punto, attraverso queste introduzioni normative, iniziare ad affermare che i due sistemi comincino veramente a dialogare. Però molte questioni sono rimaste ancora aperte. Intanto, se prendiamo in considerazione l'articolo 22 sul grave sfruttamento lavorativo, esso prevede la possibilità per il lavoratore straniero irregolare che abbia subito un grave sfruttamento lavorativo di denunciare e cooperare nel procedimento penale instaurato a carico del datore a fine del riconoscimento del permesso di soggiorno. Quindi è necessario il doppio elemento della denuncia e della cooperazione. Su questo punto, in realtà, proprio qui a Lecce è nata una grande diatriba, devo dire, in cui il Tribunale di Lecce non ci ha offerto sponda, ma se non quella di permetterci di interloquire con la Cassazione. Ed infatti, davanti ad una situazione di gravissimo sfruttamento, nel famoso caso Tecnova, cioè le persone rese schiave per lavoratori in ambito della realizzazione di enormi campi fotovoltaici, in quella situazione i denuncianti chiesero al procuratore della Repubblica di ottenere un permesso di soggiorno di questo tipo, ex articolo 22, che non gli fu riconosciuto, difettando il requisito della cooperazione. La denuncia c'è, ma manca la cooperazione perché lo straniero non ha ancora reso esame. Ora, la questione è se in questa situazione vi sia una forma di tutela giustiziabile da parte del datore di lavoro. Voglio dire, il parere del procuratore della Repubblica deve essere considerato alla stregua di un provvedimento amministrativo all'interno di un altro provvedimento amministrativo rilasciato, quello finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno, e quindi giustiziabile soltanto sotto i profili dell'interesse legittimo. In questo caso lo straniero
avrebbe una posizione giuridica di interesse con la possibilità di adire il tribunale amministrativo e nei soli limiti della violazione di legge, dell'eccesso di potere o dell'incompetenza. Oppure viceversa, siamo davanti ad una situazione di vero e proprio diritto soggettivo, cioè lo straniero può chiedere, e se sì, in base a quale fonte normativa, da dove deriva, il riconoscimento davanti al giudice ordinario della sua posizione di soggetto vittima di grave sfruttamento lavorativo. Ebbene, il Tribunale di Lecce e poi anche la Corte d'Appello con numerosissime pronunce ha sempre declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo. No, tu puoi sindacare soltanto se il parere del pubblico ministero riveste quei crismi, quindi sia un parere legalmente reso. Ora, su questo aspetto non c'è dubbio che lo straniero aveva una posizione, una strumenti di tutela pressoché nulli, specie se si pensa al fatto che il processo era ancora in fase di indagine, non si era neanche realizzata la discovery, quindi non era neanche in grado di sapere a che punto stesse lo stesso procedimento. Ebbene, noi invece ritenevamo che questo aspetto potesse essere giustiziabile in favore della giurisdizione amministrativa, ricorrendo appunto al primato del diritto dell'Unione che garantiva le forme di tutela dei soggetti sfruttati. Ed allora, in questa nuova visione, il parere del pubblico ministero è a sua volta sindacabile anche eventualmente ai fini della disapplicazione del provvedimento ritenuto illegittimo del giudice ordinario. La Cassazione, in una pronuncia della prima sezione, riconobbe infatti la giurisdizione ordinaria in questa particolare situazione. Naturalmente lo straniero è onerato della prova di dimostrare il fatto di essere una persona gravemente sfruttata. Ma la Corte di d'Appello respinse nuovamente la nostra richiesta di ottenere un permesso di carattere umanitario, ancora una volta declinando la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che una sola isolata sentenza della Corte di Cassazione non potesse far cambiare un orientamento granitico così formato nella Corte d'Appello di Lecce. Fummo così costretti con un nuovo ricorso a investire le sezioni unite della Cassazione, le quali riconobbero che effettivamente si trattasse di una situazione di diritto soggettivo e che come tale fosse giustiziabile davanti al giudice ordinario. E dunque lo straniero che ritiene di essere vittima di grave sfruttamento ha il diritto di ottenere un permesso di soggiorno. Le condizioni che sono previste, la cooperazione e la denuncia, sono a loro volta sindacabili nella sede del Tribunale Civile, attraverso le normali forme secondo l'onere della prova. Questo anche sotto un profilo logico rilevammo in quella sede: la cooperazione dello straniero ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno, così come previsto dall'articolo 22, deve e non poteva che intendersi nel senso che lo straniero dovesse cooperare in tutti i modi in cui gli era consentito in quella fase processuale, cioè non gli poteva venire negato il permesso di soggiorno per il fatto di non avere reso la testimonianza, non essendo ancora il processo giunto ad una fase tale per cui si richiedesse la testimonianza appunto della persona offesa o eventualmente della parte civile. Devo dire, il legislatore, preso atto di questa situazione, ha oggi uniformato anche sotto il profilo normativo con un intervento del 2019, prevedendo appunto che anche questo tipo di sfruttamento possa essere giustiziabile davanti al tribunale ordinario e nelle forme del rito sommario di cognizione 702 bis e seguenti, quindi in una forma anche abbastanza snella e tutto sommato veloce. Naturalmente restano ancora delle tematiche aperte, cioè quella per esempio della frammentarietà della tutela, e cioè in sede, se per esempio prendiamo nell'articolo 18 bis, nei reati di grave sfruttamento endofamiliare, allora capiamo subito che le ipotesi in cui lo straniero irregolare ha una posizione giustiziabile, cioè possa
processo nasce e il pubblico ministero ha una visione differente da quella prospettata nella querela, per cui ritiene di dover assoggettare la persona imputata ad un tipo di reato, ad una fattispecie concreta di reato, diversa da quella prevista dal testo unico. Beh, allora la persona sfruttata ha perciò stesso perso il diritto di vedersi riconosciuto il permesso di soggiorno. Questi sono temi nuovi e ancora apertissimi e dibattutissimi, non esistono dei precedenti da parte della Cassazione a differenza dell'aspetto dello sfruttamento lavorativo, ma io ritengo che in applicazione degli stessi principi che ha cominciato le sezioni unite della Corte di Cassazione e soprattutto nella visione del primato della normativa europea rispetto a quella nazionale, applicando i principi della giustizia riparativa, debba anche in questo caso ritenersi la possibilità concreta da parte della persona che ritiene di essere sfruttata o maltrattata in ambito endofamiliare di ricorrere al tribunale ordinario anche per vedersi riconosciuto un permesso di soggiorno di tipo umanitario. E a parte, per concludere rispetto a questa vicenda, io vorrei rappresentare anche la possibilità dell'apertura di scenari enormi, grandissimi, cioè si esce anche dalle fattispecie previste dal testo unico, perché con la riforma del codice di procedura penale noi abbiamo adesso sostanzialmente un codice, un sistema con due anime, no? Una a garanzia della persona imputata, persona indagata e poi dell'imputato e poi del condannato, ma adesso abbiamo anche un'attenzione particolare verso la vittima del reato, tanto vero che è prevista la possibilità da parte del giudice, anche d'ufficio, di sospendere il procedimento, di mettere le parti presso un centro per valutare la possibilità che le parti si concilino attraverso una forma risarcitoria o comunque conciliativa. E allora diventa a questo punto l'applicazione dei principi sopra enunciati di applicabilità generalizzata ad ogni forma in cui si controverta in concreto della possibilità di tutelare una vittima di reato. E quindi aperta questo, diciamo, tema di discussione, di dialogo, credo che il futuro ci dirà se l'applicazione di questa normativa andrà nella direzione auspicata e auspicabile dall'Unione Europea, dalla direttiva numero 29, ma molto dipenderà dalla preparazione, dalla sensibilità di sportelli come questi, che ascoltando attentamente le ragioni della persona sottoposta a sfruttamento possano offrire loro la migliore tutela. Vi ringrazio. Io ringrazio il collega Certozzi e credo che il futuro possa andare in un'unica e sola direzione. E credo che in questo sportello, oltre ad aver approfondito il tema dell'immigrazione, sia importante e fondamentale approfondire anche il tema della violenza endofamiliare. E per questo adesso passo la parola all'altro relatore che, grazie alla sua opera di direzione dell'equipe integrata di abuso e maltrattamento nell'ambito territoriale e sociale di Lecce, potrà illustrare la situazione. E passo la parola al dottore. Allora, intanto io ringrazio l'avvocato Simona Guido, che ho avuto il piacere di conoscere proprio grazie allo sportello di prima accoglienza dalla loro parte, dove il Comune di Lecce è partner anche del progetto. Io sono poco abituata a parlare davanti ad una platea di persone così illustre, quindi scusate se... però è forte in me la voglia anche di farvi sapere che sul territorio nell'Eccese, insomma, si sta cercando di fare tanto.
Allora, io lavoro, sono assistente sociale, faccio parte dell'equipe, sono referente dell'equipe abuso e maltrattamento dell'ambito territoriale sociale di Lecce, quindi oltre a Lecce ci sono gli altri 9 comuni. Diciamo che io fungo, la mia funzione è quella di raccordo, un po' raccordo tra tutti i vari servizi che ruotano intorno alla violenza. Noi raccogliamo, la mia equipe è costituita dalla sottoscritta e dalla psicologa che fa parte del consultore familiare sociale, familiare di Lecce, per cui è un'equipe integrata, psicosociale. Quindi il nostro lavoro è fondato esclusivamente su alcune tappe importanti che ruotano intorno appunto al maltrattamento e alla violenza sia della donna, bambini maltrattati soprattutto perché poi rientra anche la presa in carico, però può succedere anche che di persone, è venuto in 3-4 anni si è presentato anche una persona di sesso maschile, quindi violenza a 360 gradi. Quindi la mia, vi porto un po' quella che è il mio lavoro, ma soprattutto facendo riferimento a quelle che sono le normative anche regionali. Noi abbiamo iniziato a parlare di violenza di genere nella regione Puglia a partire già dal 2014 con il secondo piano sociale di zona, dove appunto c'era già si parlava già di una costituzione di equipe all'interno di tutti gli ambiti sociali territoriali di zona, proprio per cercare sia di sensibilizzare, sia di effettuare la presa in carico, sia di prevenire, ma soprattutto di contribuire a costituire una rete con tutte le persone coinvolte nella violenza. Quindi noi che cosa facciamo? Quindi nel momento in cui arriva una segnalazione, noi accogliamo ovviamente la segnalazione, ascoltiamo la persona che ha subito violenza, la persona, la donna, insieme anche ai bambini talvolta, e poi effettuiamo un progetto di intervento. Questo progetto di intervento va condiviso con i servizi sociali territoriali, il consultorio familiare, nel caso appunto ci rendiamo conto dopo una prima valutazione e l'analisi del rischio di quella situazione, quindi cerchiamo di coinvolgere tutte le persone che possono progettare insieme a noi, quindi si chiama infatti progetto individuale antiviolenza. Dopodiché questo progetto viene inviato sia alla Procura Generale per adulti, noi assistenti sociali di solito lavoriamo sempre con il Tribunale dei Minori, però in questo caso si lavora sia con la Procura dei Minori nel caso c'è la presenza dei minori, ma anche con la Procura degli adulti, perché poi è necessario anche segnalare la situazione anche da parte nostra alla procura, non solo ovviamente dei minori. Quindi che cosa succede? Che a volte nei casi in cui è necessario effettuare la protezione da parte, molte volte ci accade, la protezione da parte della donna e dei bambini, perché arriva la questura, proprio l'altro giorno ero stata chiamata per mettere in protezione una mamma con 2 bambini. Allora, nei casi di violenza ci sono le strutture ad hoc, ci sono in tutta Italia, ce le abbiamo anche noi e sono le case rifugio ad indirizzo segreto. E deve essere ad indirizzo segreto. E questo io mi sforzo e lo condivido un po' con tutte le colleghe che si occupano di violenza. La segretezza deve essere fatta anche negli atti, perché è necessario, anche quando scriviamo al giudice, diciamo l'abbiamo inserito in una struttura protetta di indirizzo segreto, poi il giudice avrà il modo di sapere dove è stata portata la donna con il bambino, e questo è essenziale perché a volte sono successe delle situazioni incresciose. E si è arrivati al punto che poi di protetto non c'era nulla, quindi è necessario veramente fare, ecco, mi rivolgo a voi avvocati, sia di parte che di controparte, che è necessario veramente fare
fare tanta attenzione. Lo dico per esperienza, in una casa rifugio era capitato che poi la controparte si era presentata dietro la porta e quindi questo non porta altro che a danno sia della persona che si segue, ma anche di tutte le altre donne che poi sono presenti all'interno di una casa. Quindi, che succede all'interno delle case rifugio? Poi le donne ovviamente seguono un progetto, anche lì c'è un'equipe multidisciplinare. Non dobbiamo considerare le case rifugio come delle case parcheggio, ma sono solo delle modalità, delle strutture utili affinché la donna per un periodo venga protetta. Nel frattempo vanno avanti tutte le situazioni giudiziarie, ma bisogna fare rete con i servizi e cercare di aiutare attraverso i servizi sociali del comune di residenza della donna, i servizi consultoriali, cercare di aiutare e di progettare insieme per la fuoriuscita della donna con i propri bambini. Perché momentaneamente c'è la protezione, cioè nel senso che è chiaro che quando noi siamo chiamati a proteggere nell'immediato, perché la questura o i carabinieri hanno davanti a loro appunto una famiglia, un nucleo familiare che sta subendo maltrattamenti fisici, morali, psicologici, noi siamo chiamati ad intervenire subito. Però è necessario progettare, questo lo dobbiamo fare tutti quanti insieme, solo lavorando in rete. Quindi questo è fondamentale. Io vi porto un caso che ci tengo molto. Sono dei piccoli successi che poi gli assistenti sociali magari dicono di questo. Però ve lo porto perché voglio farvi capire che veramente lavorando tutti insieme, lavorando in rete, ognuno per la propria parte, forse veramente possiamo riuscire a fare qualcosa. Ultimamente, proprio ieri, c'è stato un protocollo d'intesa, una bozza di protocollo d'intesa con il centro per l'impiego, perché molte donne che arrivano da noi, il problema importante è anche il lavoro, perché molte donne rimangono con i propri partner, con i propri mariti, perché veramente non sanno dove andare, quindi non hanno una casa, non hanno quindi un alloggio, ma non hanno neanche mezzi per poter sopravvivere. E quindi è veramente necessario fare rete anche attraverso, stiamo creando una via preferenziale con il centro per l'impiego, cercando veramente di, anche la regione ha dato la possibilità con la misura del 3.0, il reddito di dignità, indirizzato a categorie fragili, disabili, ma anche le donne vittime di violenza. Noi ne abbiamo seguite alcune, io come equip, ma anche i servizi sociali territoriali. Alcune donne hanno iniziato a fare un percorso di reinserimento socio-lavorativo. Quindi si può fare solo se veramente ci abbracciamo, facciamo veramente un reticolo tutti quanti insieme. Allora io vi porto questa mia esperienza del 2020, fui chiamata dalla collega dell'ambito di Lecce, di un comune che fa parte dell'ambito di Lecce, la cui donna insieme a due bambini che aveva poco più di 30 anni aveva subito maltrattamenti fisici importanti, con referti importanti anche da parte del pronto soccorso. E la signora si è presentata prima ai carabinieri e poi alla collega del comune, al che la protezione doveva essere ovviamente immediata, quindi lei era la mamma di questi bimbi ed era anche la moglie di una persona che purtroppo faceva uso di sostanze stupefacenti. La signora ha avuto il coraggio di scappare, di denunciare, ma non aveva ovviamente la possibilità di andare
proprio alloggio, insomma, per poter cercare di proteggersi. Non aveva parenti, perché poi tra l'altro non era neanche italiana. Eravamo in pieno lockdown, quindi anche le case rifugio in quel momento non ci davano la possibilità di poter ricoverare la signora. Quindi abbiamo cercato tutti quanti insieme, abbiamo trovato una struttura ricettiva qui su Lecce e abbiamo portato la signora insieme ai bambini per un tempo più o meno di 15 giorni, giusto il tempo per la quarantena, che era utile, era la condizione sine qua non per poter entrare poi nella struttura protetta. La signora, quindi entrata prima di entrare nella struttura protetta, c'è stato anche il coinvolgimento del centro antiviolenza, perché noi ne abbiamo uno a Lecce, che è convenzionato con l'ambito e che offre assistenza sociale, psicologica, legale. E fa anche l'analisi del rischio nei casi in cui ci sono appunto situazioni di maltrattamento. Quindi, diciamo, un po' tutti quanti insieme abbiamo cercato di accompagnare la signora a questo nuovo, a questa nuova situazione, a questo nuovo cambiamento, perché fino al giorno prima, insomma, stava a casa sua. La signora è stata ricoverata, è stata messa in protezione, ci è rimasta quasi 8 mesi. Nel frattempo però i servizi sociali hanno lavorato tutti quanti insieme. Ha lavorato l'equipe della casa rifugio, che si sentiva, noi ci sentivamo costantemente, sempre. Abbiamo lavorato con il servizio sociale del territorio affinché ha pensato appunto ad una sistemazione poi diversa nel momento in cui sarebbe uscita dalla struttura. E così dopo 8 mesi la signora ha ripreso, intanto poi nel frattempo si è lavorato anche su quella che è i legami, i rapporti che avevano con i nonni paterni, perché in queste situazioni poi si perde tutto, si perde il rapporto col papà maltrattante, si perde il rapporto con i nonni paterni, quindi è necessario poi lavorare anche sul ripristino di quelle relazioni, perché poi i minori, se sono stati dei bravi nonni, chiedono sempre di nonni e chiedono sempre del papà. Quindi noi dobbiamo facilitare la possibilità di ricostruire quei legami che causa di forza maggiore di questi dei maltrattamenti che purtroppo ci sono, si sono persi. Quindi dove siamo arrivati? Siamo arrivati che finalmente abbiamo organizzato l'uscita dalla struttura protetta, la signora, grazie al coinvolgimento del servizio sociale professionale, ha trovato un alloggio, la signora attualmente vive in autonomia, ha un lavoretto, ha ripreso i rapporti col papà attraverso l'educativa domiciliare, quindi c'è sempre, sempre presente una persona, un educatore, i due coniugi, ex coniugi si sono comunque separati. Il papà è tornato ad essere però papà, ma attraverso il controllo, la supervisione dell'educatore. Quindi c'è sempre il circuito del tribunale, del servizio sociale professionale, ma si è data la possibilità alla signora di essere intanto autonoma, di lavorare su anche il suo essere madre e di essere aiutata attraverso anche il consultorio, il CERT, riguarda il papà, di lavorare molto sul sostegno alla genitorialità. Quindi questo è fondamentale. Quindi sembra probabilmente nulla, ma per me è stato un successo, perché tante volte invece succede che dopo la protezione, noi la protezione, diciamo che dovrebbe esistere un periodo di 6, 7, 8 mesi, ma nel frattempo bisogna lavorare, perché le donne e i bambini vogliono ritornare nella loro casa, giocare
con i loro giochi, riprendere le amicizie, andare al catechismo, ritrovare la zia, i nonni, cioè le strutture potenti sono potenti al 100%, quindi i legami non si interrompono ma cambiano. Quindi è veramente essenziale conoscere un po' quello che il territorio offre. Dobbiamo proteggere, veramente lo dobbiamo fare a 360 gradi, quindi le strutture di protezione ci sono ed è giusto che vengano utilizzate. Io sono anche molto felice della creazione di questo sportello, perché molte donne non hanno veramente neanche la possibilità di andare da un legale anche per parlare, per capire quali potrebbero essere ricevere informazioni, non ce la fanno. Quindi nel momento in cui si è aperto lo sportello io ho cercato a tutti i comuni, ho riferito a tutti i comuni dell'ambito sociale di zona che finalmente c'è questa possibilità gratis, perché bisogna evidenziarlo. E non lo so quanti utenti sono venuti, avvocato Guido, però da parte mia c'è veramente la massima disponibilità a collaborare. Io non perdo mai occasione a dire che lo sportello esiste, che per qualsiasi informazione in merito alla violenza loro possono veramente arrivare e ricevere tutte le informazioni del caso. Quindi io mi fermerei qui, io non so se sono stata chiara, volevo, ripeto, portare solo la mia esperienza. Se avete bisogno, se avete delle domande, sono qui a disposizione. Non posso che ringraziare anche la dottoressa Milonda per il prezioso e interessantissimo intervento e passare la parola adesso all'avvocato Petronina, che grazie alla sua esperienza nella Commissione per i diritti umani dell'Ordine Avvocati di Lecce e nel Comitato per le Opportunità saprà concludere degnamente questi interventi. Buonasera a tutti, io devo dire sono molto molto contenta di essere qui, ringrazio il Consiglio dell'Ordine e gli organizzatori di questo incontro e ringrazio soprattutto la consigliera Simona Guido che mi ha dato l'opportunità in primis di partecipare a questo bellissimo progetto dalla loro parte in cui mi credo di essere tutor e poi anche di concludere questo interessantissimo incontro in cui abbiamo, io sono stata molto molto contenta di sentire queste relazioni tutte brillanti che ci hanno veramente arricchito. Abbiamo visto questa direttiva europea 2012-29 che devo dire secondo me ha una portata dirompente, non perché non ci fossero già delle altre norme europee che un po' a macchia di leopardo si sono occupate delle vittime, delle persone offese del reato, ma questa secondo me si differenzia da tutte le altre perché per la prima volta ha portato ad occuparsi della persona offesa del reato e del pugnato con la persona offesa del reato con una chiara posizione sistemica all'interno dell'ordinamento che va in tutte le sfaccettature dall'inizio delle indagini preliminari, dal processo e anche fuori dal processo, tanto da essere definita una tecnica corpus iuris di matrice europea delle normative a tutela delle vittime del reato. Ed ha una portata diversa perché stabilisce un alto standard di tutela delle vittime di reato, prevedendo diverse norme che poi ovviamente Stati membri hanno recepito chi prima, chi dopo, noi devo dire siamo stati anche, sì è vero abbiamo recepito 3 anni dopo, però siamo stati anche abbastanza veloci, siamo stati nei tempi rispetto al standard europeo e devo dire il nostro legislatore, perché per una volta dobbiamo dare anche atto di queste cose, il nostro legislatore è stato abbastanza solerte, abbastanza anche chiaro nel recepire questa normativa, però così come diceva il Presidente De Mauro durante iniziali, un conto è emanare delle buone norme a tutela delle vittime del reato, un conto è l'applicazione pratica, dove non è sempre così agevole e così, così
così veloce. Abbiamo visto infatti nella brillante relazione del collega Giuntozze quanto sia difficile coniugare questa normativa europea, e che poi è diventata anche normativa nazionale perché è stata recepita dallo Stato italiano, quindi quanto è difficile coniugare questa normativa di tutela delle vittime del reato con il particolare reato dello sfruttamento del lavoro nell'immigrazione, perché si scontra appunto con tutta l'evoluzione della normativa sulla materia di immigrazione, immigrazione clandestina, che nel punire appunto il reato di clandestinità, ma quindi privilegiando invece l'immigrazione tramite permesso di soggiorno, non ha fatto altro che di fatto, sicuramente non erano queste le intenzioni del legislatore, però di fatto ha alimentato lo sfruttamento del lavoratore, che è proprio si trova sotto ricatto la parte del datore, sfruttatore, che non può di fatto denunciare proprio per paura di perdere questo status di lavoratore, di essere licenziato, di perdere il permesso di soggiorno. Anche in questo caso il legislatore nazionale, con l'intervento nel 2019, ha tentato di colmare questo gap, e quindi prevedendo la possibilità per il lavoratore sfruttato che denuncia di avere un particolare permesso di soggiorno. Però il collega Centonte ci ha anche fatto vedere che non basta neanche questo intervento, e che purtroppo ci sono delle lacune legislative che poi possiamo colmare soltanto sempre interpretando le norme sotto la direttiva europea, e quindi con un orientamento comunitario che abbiamo implementato. E la direttiva europea ci viene incontro, perché poi detta delle linee guida e lascia a noi le modalità applicative nella sostanza, nella pratica. La direttiva europea ci viene incontro anche diciamo nei casi che ci ha invece risposto la dottoressa Minone di abusi sui minori o nell'ambito endofamiliare. Questo perché? Perché la direttiva europea ci dice che noi dobbiamo collaborare, quindi deve collaborare tutto lo Stato, tutte le istituzioni, non soltanto le istituzioni giudiziarie, quindi l'avvocatura, i corsi di polizia oppure di magistratura, ma tutte le istituzioni, perché bisogna dare una tutela. La normativa ci parla proprio di centralità della vittima e di particolare attenzione all'individuazione delle norme di tutela specifiche per la vittima, in base allo status, in base al genere, in base anche al rapporto con l'autore del reato, e quindi con chi le ha di fatto fatto subire questo delle angherie. E quindi c'è la necessità proprio di tutte le istituzioni di collaborare per arrivare al fine di applicare questa norma in maniera corretta. Quindi questo ci fa rendere conto che sì, abbiamo una bella normativa sicuramente, ma c'è sicuramente ancora tanto da fare, in primis quello di portare a conoscenza quanto più possibile nell'opinione pubblica, perché dobbiamo superare anche questo gap dell'opinione pubblica e di farlo proprio penetrare all'interno di noi stessi tutte queste norme per poterle correttamente applicare. Quindi io ringrazio tantissimo i relatori, che devo dire sono stati molto, molto brillanti, ci hanno fatto veramente riflettere su queste cose, e ringrazio molto. Ringrazio la collega Metropil e ringrazio anche l'avvocato Serena Pugliese, che è qui in qualità di presidente della Camera Avvocati Immigrazionisti Pugliesi, che ovviamente ha a che fare con lo sfruttamento del lavoro e con l'immigrazione, che sono tutti campi che in qualche maniera coincidono da volta. Buon pomeriggio a tutti, io oggi sono qui in rappresentanza della Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi e in presenza anche di due altri esponenti del nostro direttivo, l'avvocato Salvatore Centonze, direttore del Comitato Scientifico, e l'avvocato Giulio Obrai, che è il nostro segretario. Prima di tutto volevo
tantissimo e non mancheremo insomma di indirizzare utenza verso questo sportello e in complimento anche con i promotori di questo evento formativo. Vi racconto brevemente chi siamo. Siamo un'associazione forense relativamente nuova. Ci siamo costituiti nel giugno del 2019 a seguito di un confronto, diciamo prima informale, tra i non tantissimi avvocati che si occupano di diritto dell'immigrazione nei vari fori pugliesi. Diritto dell'immigrazione in varie declinazioni, a seconda delle nostre specializzazioni o delle nostre propensioni, ci occupiamo di diritto penale dell'immigrazione, di protezione internazionale, della tutela dei titolari di permessi di soggiorno per lavoro subordinato piuttosto che permessi di soggiorno per motivi di famiglia. Questo è un elenco puramente esemplificativo, dal momento che il diritto dell'immigrazione, pur essendo un settore estremamente tipizzato, comunque contiene una casistica alquanto variegata. La cosa però, l'aspetto che tipizza tutti i nostri assistiti è la vulnerabilità. Lo straniero, in quanto straniero, è un soggetto vulnerabile. Vulnerabile e quindi una vittima, se vogliamo, prescelta di reato. Vulnerabile perché si trova, come ben comprensibile, lontano dal proprio paese, lontano dalla propria rete familiare ed amicale che lo può sostenere, lontano dal proprio contesto. E anche nei casi in cui lo straniero abbia il proprio nucleo familiare qui in Italia e si trovi in rapporto con la comunità dei propri connazionali, resta sempre un soggetto vulnerabile a causa delle fortissime barriere linguistiche che gli impediscono di conoscere non solo i propri doveri, ma anche e soprattutto i propri diritti e la possibilità di tutelarli. Da qui l'importanza anche dell'obbligatorietà della traduzione nelle lingue conosciute dagli stranieri, sia degli atti giudiziari ma anche dei provvedimenti che riguardano la regolarità eventualmente del soggiorno, di neghe del permesso di soggiorno, come anche le esecuzioni. La vulnerabilità risiede anche nella precarietà del soggiorno, del titolo di soggiorno. Gli stranieri irregolari sono le vittime prescelte del caporalato, perché sono soggetti ricattabili, perché pur di portare, di mandare 50 euro al mese in Gambia piuttosto che in Senegal, piuttosto che in Nigeria, e accettano di lavorare a delle condizioni indicibili, in orari di lavoro sfiancanti e di vivere nelle baraccopoli. Qui in Puglia abbiamo due esempi emblematici, Borgo Mezzanone nel Foggiano e la masseria Boncuri a Nardò. Consentitemi di ricordare anche l'impegno della nostra associata che oggi non è potuta presenziare, insomma, l'avvocato Donatella Lazzariello, responsabile del Consiglio Italiano dei Rifugiati, che diciamo, è la promotrice di uno sportello legale di assistenza, un presidio alla masseria Boncuri di Nardò. Per concludere, ultimamente abbiamo diciamo, inteso aderire ad un progetto riservato diciamo, ai minori stranieri non accompagnati, il progetto NIAR, e nell'ambito del quale gestiamo uno sportello legale, proprio nella consapevolezza di creare proprio, scusate il gioco di parole, una nuova consapevolezza nelle nuove generazioni di stranieri che devono conoscere che cosa significa, quali sono proprio i loro diritti e le loro prerogative. Io vi ringrazio dell'attenzione. Deriva anche da un livello culturale che non per colpa ma per necessità.
università a volte non permette di avere piena comprensione dei propri diritti e delle proprie facoltà, e la vulnerabilità deriva anche da un modello sociale anche che viene ad esserci all'interno di certi agglomerati in cui le risorse sono molto limitate e il bisogno va da padrone, e questo va combattuto, come diceva prima la dottoressa Milones, solo e soltanto collaborazione in tutte le parti, nel rispetto dei rispettivi ruoli e nel rispetto delle rispettive funzioni. La direttiva si auspicava nel suo essere emanata anche la formazione di professionisti in grado di cogliere queste difficoltà e di superarle attraverso un affiancamento responsabile della vittima di reato e attraverso un aiuto alla stessa e la comprensione delle possibilità che lo Stato offre, perché lo Stato è presente e di conseguenza anche i soggetti che sono adulti e a volte perdonati, ma a volte diventano anche invisibili, offre le possibilità di uscire da questo clima di umiltà e sopraffazione nei quali sono costretti a vivere. E per questo ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato allo sportello, perché anche una piccola voce in mezzo al mare innanzitutto è già qualcosa che permette di sensibilizzare anche la nostra quotidianità e la nostra città e il nostro territorio. Vi ringrazio. Your jump.